tra l'umanità, la genialità, la passione, l'audacia, il coraggio, un briciolo di follia, di astuzia di un uomo che riesce a mettere in crisi l'arroganza della tecnologia e del denaro. E quindi pensavo che fosse metafora anche di un modus operandi, di uno stile, di un modo di essere e che questo in qualche modo potesse rinfrescarci le idee a tutti noi italiani di chi siamo, da dove veniamo, queste caratteristiche. È stata un'altra Italia-Germania 4-3 questa, eh? Praticamente, esattamente. Chiaramente tutto questo all'interno di un racconto sportivo, di competizione, di sfida, che chiaramente sono elementi che possono generare anche intrattenere il pubblico, incuriosirlo e fargli vivere un'esperienza divertente. La domanda dovresti fare più a Stefano che a me, perché è stato Stefano che da subito ha individuato un elemento fondamentale, ha detto benissimo, dobbiamo raccontare il mondo del rally, non è mai stato fatto, siamo negli anni 80, c'è questo aspetto della meccanica che la fa da padrona, che si differenzia dal mondo del motorsport contemporaneo, per cui questo approccio radicale, estetico, che il film porta in scena, cioè appunto l'assenza di trucchi, il fatto di poter andare dritti al cuore, chiaramente anche perdendo qualcosa da qualche parte, no? Quindi esponendoci a un rischio. Però questa è stata secondo me un'intuizione che io ho sposato da subito. Giustamente lui è un regista, io non lo sono, e quindi. Però ho assecondato, ho detto sì, questa è la chiave, questa cosa qui ci porta dritti al punto e a far collimare l'estetica del film con quello che cerchiamo di raccontare, qual è il cuore pulsante di questo film, quei due elementi, semplicità e onestà. E poi, sì, poi chiaramente il mio rapporto con Cesare è stato fondamentale. Cesare ha una masseria in Puglia. Non molto lontano da dove ho anch'io un'azienda agricola, fa l'olio come del resto lo faccio io. Per cui diciamo, mi sembrava incredibile questa cosa che un torinese si fosse trasferito in Puglia. Dico, allora veramente c'è un punto di contatto, c'è qualcosa che ci accomuna veramente. Per cui. Torinese che aveva tradito la Sardegna per la Puglia, perché lui per tanti anni aveva frequentato la Costa Smeralda, invece poi si è innamorato della Puglia e si è stabilito lì. Perché la Puglia in questo senso anche lì ha ritrovato forse questi due elementi, semplicità e onestà. Non voglio ripetermi, però ecco, queste due cose sono fondamentali e per noi, insomma, veramente Stefano è stato bravissimo, io ho assecondato e l'ho sostenuto in queste scelte, chiaramente andando a rompere le scatole a tutti quanti, in primis alla Rai. Perché li ho massacrati per un bel po', ho cominciato a raccontare questa storia a Samantha e a Paolo. Guardate che questa è una storia pazzesca, ragazzi. Sì, vabbè, ti conosciamo, lo sappiamo. No, no, ragazzi, però allora andava a citofonare. Paolo, senti. Oddio santo, oddio, che angoscia di nuovo, eccolo qua. Quindi diciamo, mi sono un È un attimo. po' come faceva Cesare con i piloti, no? Per convincerli a guidare Esatto, per lui, dovevi mi sono insistere. ispirato a Cesare, che mi ha raccontato anche di come, diciamo, con la sua tenacia è riuscito poi a coinvolgere, anche perché Cesare è stato il primo che ha introdotto il concetto di sponsor all'interno del rally, no? Che poi l'hanno imitato tutti, l'hanno copiato tutti, così come il fatto di fare il ponte radio con un aereo che lo garantisse, perché Quello chiaramente poi di c'è affidarsi a un medico, un medico sportivo, un medico certo. sportivo che nel. Mi interessa mettere al centro questi aspetti degli uomini, mi interessa interpretare dei personaggi che sono mossi da una passione e non da un ritorno, come dire, economico del successo, ma nella realizzazione di un ideale, ecco.
che sono degli idealisti in qualche modo, così come lo è Cesare, no? In questa storia, così come lo era Modigliani. E diciamo che per fortuna mi capita di interpretare personaggi così. In fondo, se c'è proprio un elemento, una responsabilità, come dire, un potere che l'arte eventualmente ha, è proprio quella di rimettere l'uomo al centro. E siccome viviamo in una società tecnocratica, dove vuole vedere invece l'uomo schiacciato dalle macchine, penso che ci sia bisogno di fare dei film così. Sette sperduti. Sì, sul Sempione, esatto. E lui aveva il day off, poi a un certo punto ci dovevamo trasferire, lui quel giorno non lavorava. Niente, se n'è andato, è sparito per 7-8 ore. Noi abbiamo dovuto chiamare, abbiamo dato l'allarme, abbiamo chiamato le guardie campestri, è L'ha uscito, chiamato Riccardo e ha detto non trovo più non si voglia, trova non più trovo voglia. forche, si è perso le montagne. Poi è tornato tranquillo, alle 4:30 di pomeriggio, noi eravamo morti tutti. Ovviamente si è diffusa la notizia in tutta Italia. Però dico, queste sono, diciamo, le esperienze che poi a un certo punto, quando si fanno un film, uno può anche vivere. È un grande Volker. Appassionato della natura, vero lui, eh? Alla Val Fa Ferrone. trekking, se ne va. Vuoi dire qualcosa? Want to say something? Come on. That was a big misunderstanding.